professionista, oggi lei è qui a Budapest per presentare le varietà di olio della sua regione, la Liguria. Quali sono i principali mercati di esportazione dell'olio di Liguria? I mercati dell'olio Liguria sono l'Italia del Nord e tutto il Nord Europa, per i paesi che conoscono già molto, che sono hanno una conoscenza molto approfondita dell'olio. Questi sono paesi emergenti, chiaramente i paesi, la Germania non le conosce più, l'olio italiano e Liguria in particolare, che non l'Ungheria, però spero, mi auguro che l'Ungheria, questo è un modo anche di vedere rispetto all'olio e che ne faccia, faccio uso. Proprio a questo proposito volevo chiederle se conosce la cucina ungherese e se vede una possibilità di abbinamento tra i piatti ungheresi che sono molto ricchi a un olio come quello ligure che invece si è venuto in una terra dalle materie prime povere con dei piatti molto diversi. Sicuramente. Così come è proposta la cucina ungherese, il nostro olio non ha spazio, sicuramente, perché è un olio molto delicato, un olio che dà degli apporti ai piatti delicati. Qua la tendenza è, pur partendo dalle materie prime molto buone, a confondere i sapori e a coprire i sapori, nel senso che si usano molte salse, salse molto importanti come il ketchup, come la senape, il maionese, panne acide per la sapore, cioè tutte queste. Però ci sono anche molte verdure, anche molte paste che condite all'ungherese ma condita all'italiana, allora lì sì che si potrebbe esaltare l'olio ligure e cominciare a cambiare il nostro tipo di alimentarsi, perché questi grassi fanno anche male alla salute, mentre invece l'olio ligure sembrerebbe che ci garantisce determinata un po' di salute. Quindi l'uso dello strutto sarebbe assolutamente da sconsigliare? Nel mondo moderno assolutamente sì, specialmente poi nei periodi estivi, quando fa molto caldo, come in questo caso, lo strutto, il grasso animale andava bene quando si faceva molta fatica fisica, si camminava molto a piedi, c'era poco riscaldamento, si riusciva a smaltire, oggi come oggi, ma non lo dice Gino Geloni, lo dicono i più grandi dietologi, i più grandi scienziati del mondo, sarebbe utile consumare l'olio. Anche per cuocere? Beh, io sarei tanto per far conoscere l'olio a crudo e sui cibi, e poi chiaramente non posso dire di no, perché per cuocere è l'olio che garantisce di più le fritture, nel senso che ha 30 minuti di cinto di fumo prima di diventare tossico. Gli altri oli, quando raggiungono il punto di fumo, sono già tossici. Anche l'olio di arachide? Sì, di seme, tutti quanti. Come raggiungono l'olio il punto di fumo, sono tossici.